Ciao a tutti, sono Andrea e oggi vi parlerò di Charles Darwin. Charles Darwin fu il primo a parlare dell'evoluzione della specie, derivante da fattori di adattamento. La specie più flessibile ad evolversi e adattarsi al mondo in continua evoluzione sopravvive. Darwin nega che le specie viventi siano da sempre esistite così come le vediamo attualmente, ma sono il risultato di uno sviluppo e derivano da forme di vita più semplici. Le differenze di specie dipendono dalla lotta per la sopravvivenza, che regola la selezione naturale, la quale tende a favorire i più forti, i più adatti. L'ambiente poi favorisce i più adatti alla sopravvivenza e scarta chi è privo di cambiamento. Così la forma originaria cambia via via adattandosi. L'uomo è il prodotto dell'evoluzione da specie animali più antiche. E qui sta la rivoluzione darwiniana, paragonabile a quella copernicana. È questo che io voglio trasmettere in ogni video, ovvero come la forza di intelletto di un uomo rispetto ad un altro possa cambiare la visione del mondo, grazie alla sola immaginazione. Questo è stato il genio di Darwin, con le sue teorie che oggi hanno dei limiti, ma che nell'Ottocento hanno cambiato radicalmente il modo di vedere le cose, partendo dall'uomo. La selezione naturale impone la sopravvivenza degli individui che più hanno saputo adattarsi all'ambiente evolversi. L'uomo, dunque, discende da qualche forma più semplice. Così come tutta la natura si evolve, l'uomo non può essere l'atto separato di creazione. L'uomo, per la sua somiglianza con alcuni animali, deriva da un progenitore comune ancora più antico delle scimmie attuali. Ma come ha fatto l'uomo a sviluppare intelletto e morale? L'intelletto gli deve essere stato molto utile. La morale, invece, si è costituita nella società perché lui ha il ricordo delle sue azioni passate. Egli così riflette e non segue gli istinti come gli animali, e in ciò si differenzia. Lo scegliere come agire è coscienza. L'uomo esprime i suoi desideri mediante parole e così può confrontarsi con gli altri. Queste poi influenzeranno le sue scelte future, poiché l'uomo è un animale sociale. È grazie a istruzione e riflessione che l'uomo ha migliorato le sue capacità raziocinanti. Così la sua coscienza diventa giudice e guida supremo. Nell'origine dell'uomo, Darwin conclude dicendo di sapere che le sue idee saranno considerate irreligiose, ma la stessa nascita dell'uomo ci mostra ogni giorno che non siamo il frutto del caso e l'intelletto si ribella alle vecchie conclusioni. Che l'uomo discenda da qualche forma meno organizzata lo possiamo ritrovare analizzando i selvaggi nella loro terra nativa. Concludo con le parole di Darwin. Per parte mia vorrei piuttosto essere disceso da quella piccola eroica scimmietta che sfidò il suo terribile nemico per salvare la vita del proprio guardiano, o da quel vecchio babbuino che, discendendo dalle montagne, portò via trionfante un suo giovane compagno da una torma di cani stupiti, piuttosto che da un selvaggio che trae diretto a torturare i nemici. Considera le mogli come schiave, tormentato da enormi superstizioni. L'uomo è asceso, e il fatto di essersi così elevato, invece di essere stato dalle origini collocato lì, può dargli speranza per un destino ancora più elevato in un lontano futuro. Qui ci siamo occupati della verità, per quanto la nostra ragione ci permette di scoprirlo. Darwin lascia all'uomo la speranza che, essendosi già così evoluto, ha davanti a sé un immenso mondo interiore ed esteriore da scoprire, nel quale potrà migliorarsi all'infinito. Per oggi abbiamo finito. Iscrivetevi al mio canale se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e